L'aerodromo militare di Meiringen è unico sotto ogni aspetto. Sono il tenente colonnello Peter Merz, comandante del comando d'aerodromo di Meiringen. Meiringen è il più moderno aerodromo militare per radiogetti della Svizzera. La sua posizione geografica nel fondovalle dell'Aslital, circondata da alte montagne, è ideale dal punto di vista strategico. È conosciuto tra i piloti di tutto il mondo come aerodromo alpino spettacolare e impegnativo dal profilo aeronautico. Le forze aeree svizzere assicurano il servizio di volo. In tale ambito vengono appoggiate da numerose altre organizzazioni federali, quali la base logistica dell'esercito, BLES, Arma Suisse, la base d'aiuto alla condotta dell'esercito, BAC, la gestione tecnica degli edifici, GTE, e la sicurezza aerea, SkyGuide. A Meiringen gestiamo inoltre il servizio di trasporto aereo del vicino aeroporto di Berna-Belpmoos. La ditta SV Service si occupa della nostra sussistenza nella cantina. Come vedete, il nostro aerodromo militare è un complesso organismo di produzione comune ai massimi livelli tecnici. Le relative prestazioni vengono fornite da 230 professionisti provenienti da tutti gli indirizzi professionali immaginabili. Meiringen è il caposaldo della squadriglia d'aviazione 11, la cosiddetta squadriglia Tigre, comprendente piloti di professione degli aerei da combattimento FA-18 e piloti di milizia della squadriglia d'aviazione 8. Il mio stato maggiore ed io consentiamo ai nostri piloti di svolgere il loro compito in un ambiente ottimale. Siccome io stesso effettuo dei voli con la squadriglia 11, so esattamente quante piccole cose devono combaciare perfettamente a terra al fine di permettere ai nostri piloti di fornire il proprio contributo per la sicurezza nello spazio aereo. Spesso, per motivi professionali, lascio l'area dell'aerodromo per recarmi nei comuni circostanti. Lì cerco, per quanto possibile, di conciliare in maniera ottimale le esigenze civili e regionali dei nostri vicini con il mio compito a livello nazionale. È vero! L'aerodromo militare non porta solo vantaggi, talvolta suscita anche malcontento. Sono Katrin Negeli-Lüthi, sindaco del comune di Hasliberg. Il turismo rappresenta uno dei settori economici più importanti del nostro comune. L'Aslital è una destinazione prediletta dell'Oberland bernese. Con il suo paesaggio alpino spettacolare, la sua natura intatta, le sue interessanti mete escursionistiche e il suo programma sportivo completo, la nostra valle offre qualcosa a tutta la famiglia, durante tutto l'anno. Il rumore dei velivoli continua però a suscitare proteste. I movimenti aerei sono ben percepibili in tutta la valle e disturbano. Aviogetti da combattimento nel paradiso alpino. È possibile collegare questi due concetti? Non sempre. L'aerodromo militare costituisce però uno dei datori di lavoro e uno dei centri di formazione più importanti della nostra regione. È quindi indispensabile mantenere viva la comunicazione con tale struttura. In tal modo abbiamo ad esempio tenuto che i decolli e gli atterraggi vengano eseguiti durante l'orario di lavoro e che i voli non vengano effettuati durante la pausa di mezzogiorno e il fine settimana. Inoltre, in estate viene garantita l'interruzione dei voli per diverse settimane. Le persone che lavorano presso l'aerodromo militare sono disponibili al colloquio e, se possibile, cercano di venirci incontro. Durante la mia attività a tempo parziale nel negozio di articoli sportivi, incontro quotidianamente delle persone che lavorano presso l'aerodromo. Sono concittadini, vicini, parenti, amici. Vi sarà sempre uno stretto legame tra la nostra regione e l'aerodromo militare. Ecco il giovane Adrian. Indovinate un po' dove lavora?
35 interessati della mia annata si sono candidati per 6 posti di tirocinio presso l'aerodromo. E io ne ho ricevuto uno. Salve, sono Adrian Glarner, apprendista polimeccanico presso l'officina GTE dell'aerodromo militare di Meiringen. Sto assolvendo il quarto e ultimo anno del mio tirocinio. Ho imparato a utilizzare tutti i macchinari importanti e a svolgere i compiti a me assegnati in modo autonomo. Questo pezzo, ad esempio, sarà impiegato come ruota portante di una teleferica della regione. In valle non vi sono molte aziende di tirocinio. L'aerodromo militare è la variante migliore. Per me e gli oltre 30 apprendisti impiegati rappresenta una chiave che ci permetterà di aprire ulteriori porte per la nostra carriera professionale. Il mio tirocinio è conforme a tutti gli standard federali ed è pienamente riconosciuto a livello industriale. Perfino gli apprendisti di altre aziende formatrici assolvono una parte del loro tirocinio qui da noi, perché disponiamo dell'equipaggiamento migliore. L'aviazione mi ha sempre affascinato. Componenti di piccole dimensioni che forse un giorno costruirò faranno volare un jet. Indipendentemente da quello che pensano alcune persone, io trovo fantastico che l'aerodromo si trovi nella nostra valle. Qui a Meiringen ho trovato la base ideale per il mio futuro professionale. Chissà, forse continuerò a lavorare qui, anche dopo il mio tirocinio. Conosco diversi meccanici d'aeroplani che hanno iniziato la loro carriera proprio così. Da 20 anni ormai lavoro per le forze aeree svizzere, gli ultimi 10 qui a Meiringen. Sono Urs Liechti, capogruppo e meccanico d'aeroplani presso l'aerodromo militare di Meiringen. Inizialmente ho assolto un tirocinio come meccanico di automobili. Dopodiché ho effettuato una formazione per i moderni aerei da combattimento presso le forze aeree. In collaborazione con i miei 2 meccanici d'aeroplani sono oggi responsabile dei lavori di manutenzione e della verifica di funzionamento di 2 jet FA-18 della squadriglia d'aviazione 11. Purtroppo non sono autorizzato a mostrarvi come e dove lavoriamo. Gli aviogetti si trovano in questa caverna all'interno della montagna, dove vengono effettuati anche i lavori di manutenzione. Qui vige il livello massimo di sicurezza ed è vietato fotografare e filmare. Qui non potete entrare. Mi dispiace. Per vostra informazione, l'FA-18 Hornet, costruito dalla McDonnell Douglas, è il jet da combattimento più moderno, rapido e polivalente delle forze aeree svizzere. Essi vengono impiegati come intercettori e per garantire la sicurezza dello spazio aereo. La mia professione mi piace, è molto impegnativa e prevede una gran quantità di dettagli tecnici che dobbiamo apprendere in continuazione, nonché l'assolvimento di numerosi corsi di formazione in Svizzera e all'estero. Ed è bene che sia così, poiché nessun jet decolla se non sono assolutamente soddisfatto del suo stato. Le forze aeree svizzere sono l'unica organizzazione aeronautica al mondo nella quale i piloti non effettuano un giro di controllo prima del decollo. Questo perché i piloti possono fare piano affidamento sul loro equipaggio di terra. Meiringen è un aerodromo difficile, che rende però interessante il lavoro di noi piloti. Valle stretta, rapidi cambiamenti meteorologici, venti imprevedibili, turbolenze. Chi fa scalo a Meiringen deve saper volare. Sono Rodolfo Freiburghaus, pilota di professione della squadriglia 11. La nostra squadriglia esercita tutte le formazioni e manovre necessarie in caso di difesa in volo. Voliamo sempre al limite, cosa che ci consente di acquisire esperienze sempre nuove. Non solo la forza propulsiva in volo richiede la nostra massima attenzione, ma anche i nostri colleghi e istruttori a terra. Ogni dettaglio viene infatti analizzato, ottimizzato ed esercitato durante il prossimo impiego.
Questo processo continuo viene applicato finché il dettaglio non è stato memorizzato. Devo mantenermi in forma sia a livello fisico che mentale per poter affrontare le situazioni estreme. La nostra vita quotidiana come piloti di jet non è però costituita solo da momenti emozionanti. Le lunghe ore passate a studiare i rapporti degli impieghi e i documenti tecnici vanno spesso dimenticate. Salve ufficio! Io e i miei colleghi ci stiamo preparando ad un evento che da 200 anni non si è più verificato. Un attacco da parte di forze armate straniere contro il nostro paese. Dobbiamo sempre essere pronti ad intervenire in caso di aggressione improvvisa. Si tratta solo di questo. E a tale scopo abbiamo bisogno della base aerea di Meiringen. Rappresento, per così dire, gli occhi, la voce e la memoria dell'aerodromo. Sono Franz Blatter e faccio parte dello Stato Maggiore del Comando d'Aerodromo di Meiringen. In veste di fotografo dell'aerodromo, documento ogni dettaglio, dai radar sulla pista fino agli esotici veicoli speciali del parco automobilistico. Sono responsabile dell'archivio dell'aerodromo e della conservazione della sua lunga storia e tradizione. L'aerodromo militare di Meiringen fu costruito nel 1939. La sua ubicazione nel Haslital, circondata dalle Alpi Bernesi, forniva un'ottima difesa da attacchi nemici. Da allora l'aerodromo di Meiringen ha vissuto sulla propria pelle tutti i progressi nell'ambito dell'aviazione, cambiando di conseguenza. Nel 2003 le vecchie caverne sono state ampliate per poter accogliere gli FA-18. Assieme a Payern e Sion, Meiringen rappresenta oggi uno dei tre aerodromi militari per aviogetti della Svizzera. Oltre al mio lavoro come archivista e fotografo, sono anche responsabile del servizio sanitario dell'aerodromo. La maggior parte del tempo mi occupo però dei nostri visitatori. Ogni anno, oltre 3.000 persone interessate visitano il nostro aerodromo e io sono sempre lieto di spiegare loro tutto quello che facciamo. Classi scolastiche, entusiasti del volo, persone della regione, turisti svizzeri ed esteri, e il loro numero aumenta ogni anno. Il nostro aerodromo militare di Meiringen è diventato un'attrazione turistica della regione di Haslital. Visitate il nostro aerodromo. Siete i benvenuti.